Ancora un video sulla determinazione della natura dei punti di discontinuità delle funzioni assegnate in vari testi d'esame o comunque in vari esercizi di testi di carattere universitario. Cominciamo dalla prima funzione, che è una funzione a tratti del tipo f di x uguale x più 1 fratto x più 2 che moltiplica aperta tonda 1 più e elevato 1 fratto x più 1, dove 1 fratto x più 1 è l'esponente di quel numero di nepero e, chiusa la tonda, questa funzione vale se x è minore strettamente di meno 2 unito con x maggiore strettamente di meno 1, oppure vale 3 quando x è compreso fra meno 2 e meno 1, con meno 2 e meno 1, con meno 2 e meno 1 entrambi valori inclusi. Bene, come al solito notiamo come la funzione sia sicuramente notiamo come la continuità, naturalmente dobbiamo studiare due punti singolari che sono il punto meno 2 da sinistra e meno 1 da destra. Quindi in questo caso, in questo caso preciso, la funzione calcolata in meno 2 e in meno 1 viene in entrambi i casi un valore finito che è pari a 3. Pertanto dobbiamo studiare i limiti solamente a meno 2 da sinistra e a meno 1 da destra. Cominciamo andando in ordine, facendo il limite per x che tende a meno 2 da sinistra. E naturalmente in questo caso, vedete, accendiamo la spia rossa. Abbiamo visto nel caso in cui abbiamo un valore negativo già col meno davanti, nel computo dei segni, poi nei limiti, converrà cambiare il segno e portare fuori un meno. Abbiamo visto come è opportuno eseguire questo tipo di esercizio. Allora, riscriviamo un attimo, allora, vediamo qua, questo limite di f di x. F di x, ripeto, è x più 1 fratto aperta tonda, x più 2 chiusa tonda, aperta tonda, 1 più e elevato 1 fratto x più 1. Allora abbiamo sicuramente 1 meno 2 meno più 1. Sotto abbiamo un... Allora, consideriamo il secondo fattore. 1 fratto meno 2 più 1 è alla meno 1, noi abbiamo 1 più e alla meno 1, che è sicuramente un valore positivo. A questo punto ci concentriamo sul primo fattore, che poi l'abbiamo fatto diventare il secondo, scambiando l'ordine dei fattori, avendo qui un meno 2 meno più 2. Allora, cominciamo col dire subito che sia meno 2 meno, sia che sia meno 2 più, al numeratore è sicuramente un meno 1 di risultato, perché meno 2 più 1 è sempre meno 1. Poi abbiamo questo 1 più 1 su e, che è meno 1, possiamo scrivere così, che è un valore positivo, e quindi non ci interesserà più di tanto. Ci interessa però questo. Vedete, questo qui, visto la presenza di questo meno 2 meno, lo facciamo diventare come 2 meno, quindi se questo sarebbe così, no? Vedete? Da quella parentesi portiamo fuori un meno, quindi lo scriviamo 2, che è questo 2 qua, meno 2 più. Dove vedete abbiamo portato fuori un meno, quindi abbiamo cambiato il segno dal 2 meno che è diventato 2 più. Ovvero il risultato sarà meno 1 fratto chiaramente 2 meno 2 più, vedete che il meno sta davanti al numero più grande di 2, perché 2 più è un numero leggermente maggiore di 2, quindi il risultato in questo caso verrà in questo caso il risultato verrà 1 0 meno sotto, e quindi meno 1 su 0 meno è come se fosse un 1 su 0, e quindi un più infinito. Più infinito è il valore di questo limite per x tende a meno 2 da sinistra. Pertanto possiamo dire che il punto x con 0 uguale a meno 2 è un punto di infinito, x con 0 uguale a meno 2 da sinistra in realtà è un punto di infinito, ovvero un punto di discontinuità di seconda specie, nonostante faccio notare come la funzione calcolata in meno 2 valga appunto 3, ma siccome uno dei due limiti a sinistra e a destra, in questo caso quello a sinistra è venuto più infinito, abbiamo la certezza che il punto x con 0 uguale a meno 2 sia un punto di discontinuità di seconda specie. Ripetiamo lo stesso procedimento, questa volta facendo il limite per x tendente, vedete, anche qui abbiamo un valore sicuramente negativo, quindi sarà opportuno, se dovesse servirci, sarà opportuno cambiarlo. Qua abbiamo meno 1 da destra, e in effetti sarà opportuno cambiarlo, perché qua
dobbiamo fare della funzione. Questa volta vedete, lo 0 meno 0 più sarà al denominatore di questo esponente del numero di impero e. Quindi abbiamo, non solo, abbiamo 1, meno 1 più 1, fratto. Allora, 2 meno 1, qua abbiamo 1, che moltiplica, quindi il primo fattore questa volta è venuto 2 meno 1 più, che è un 1, che non ci interessa, insomma, che non ci dà fastidio, potrebbe anche non essere messo, visto che 1 non si mette. E poi abbiamo questo 1 più e elevato, eccolo qua, 1 fratto, ripeto, meno 1 più 1, che poi è la stessa operazione che si fa al numeratore della funzione, chiusa la parentesi quadra, uguale. Vedete, anche qui abbiamo un fatto importante. Il fatto importante è che conviene, visto che io sto meno 1, cambiare il disegno e quindi scrivere questo come 1, che è questo 1, vedete, questo qui è fra parentesi, questo meno lo porto fuori, ed è questo meno, e qui anziché scrivere 1 più, ci scrivo 1 meno. Ho semplicemente operato un cambiamento di segni, vedete, fratto. 1 per e 1, 1 più e elevato, ripeto anche qui, lo scrivo come 1 meno 1 meno. Vedete che in entrambi i casi viene, allora 1 meno 1 meno è sicuramente 1 0 più. Vedete che questa volta è il numero 1 che è maggiore del numero 1 meno, pertanto il segno più ce l'ha il numero 1, quindi il segno più sarà quello segno dello 0. Fratto 1 più e elevato, anche qui 1 fratto naturalmente 0 più. E quindi 1 fratto 0 più in questo caso, come nel caso precedente, anche se non c'entra come limite, è elevato a 1 0 più fratto 1 più è elevato 1 più infinito, no? Elevato più infinito fa infinito, infinito più 1 fa infinito, viene 1 0 più fratto più infinito, che è 1 0. Attenzione, notiamo questa volta che il limite a meno 1 da destra è venuto 0. Notiamo che però la funzione calcolata in meno 1 stavolta è venuto 3, quindi è come se il limite per x da meno 1 da sinistra fosse venuto 3. Quindi abbiamo che da una parte è venuto 3, dall'altra parte da meno 1 a destra è venuto 0. Quindi abbiamo un salto, quindi con 0 uguale a 1 pari a 3, è ovvero una discontinuità sicuramente di prima specie. Quindi, ricapitolando, ci tengo a ripetere ancora, attenzione quando il numero in cui studiamo naturalmente la discontinuità è negativo. Conviene, nell'andare a fare quell'operazione 1 meno meno 1 nei limiti, cambiare il segno e metterlo fuori, in modo tale da evitare di avere questo valore, questo punto singolare negativo. Farlo diventare positivo, cioè non è che diventa positivo, si porta il meno fuori. Allora, quindi ricapitolando, x con 0 uguale a meno 2 è una discontinuità, è un punto di infinito, detto anche punto di discontinuità di seconda specie. Il con 0 uguale a meno 1 invece è un punto di discontinuità di salto pari a 3 della funzione, ovvero di discontinuità quindi esattamente di prima specie. Questa volta. Andiamo avanti con un altro esercizio. Vediamo adesso questo, che è una funzione non a tratti, normale, y uguale, abbiamo una linea di frazione. Al numeratore abbiamo un logaritmo ln, quindi il logaritmo naturale di x meno 1, fratto un altro ln, logaritmo naturale di x più 1. Ecco una funzione molto carina di questo tipo, nella quale qui naturalmente esaminiamo la natura degli eventuali punti di discontinuità, di singolari. Quando vediamo i punti singolari sono certamente due. Allora, come al solito, andiamo a studiare l'insieme di definizione, andando a scrivere sicuramente che il denominatore di questa funzione, ovvero log x più 1, per definizione il denominatore deve essere diverso da 0. Ovvero log x deve essere diverso da meno 1, trasportando l'1 da sinistra a destra, e quindi cambiando di segno, e scrivendo meno 1 come logaritmo di a alla meno 1, avremo che x è diverso da e alla meno 1, quindi x è diverso da 1 fratto e, ovvero e alla meno 1. Sicuramente x diverso da 1 su e, qualora sia nel campo di esistenza della funzione, è sicuramente un punto singolare. Lo è perché
L'altra limitazione è porre l'argomento del logaritmo maggiore di 0. Pertanto, scritto con gli intervalli, la nostra funzione sarà definita in 0, 1 su e unito 1 su e più infinito, dove vediamo che 0 destro e 1 su e sinistra e destro sono due punti singolari, dei quali ne studiamo la natura. Cancelliamo naturalmente, poi non lo cancellate, lo cancello per motivi di spazio. Bene, cominciamo a fare il limite per x che tende a 0 da destra, naturalmente in questo caso, di log x meno 1, lo posso riscrivere fratto log x 1. Uguale, viene un logaritmo di 0 da destra, meno 1 fratto un logaritmo di 0 da destra più 1, ovvero 1 meno infinito fratto 1 meno infinito. Ricordo che il logaritmo a 0 da destra è meno infinito. Allora cosa possiamo fare? Possiamo certamente andare a raccogliere un log x al numeratore e un log x al denominatore, scrivendo limite per x che tende a 0 da destra di log x, che moltiplica log x che è 1, meno 1 su log x, fratto, ancora qua, anche sotto raccogliamo un log x, log x è 1, più 1 su log x. Log x, quando x tende a 0 da destra, viene un logaritmo di 0 da destra, che è un meno infinito. In entrambi i casi, 1 fratto meno infinito è un valore 0 infinitesimo. Quindi il limite viene pari ad 1, perché log x e log x si semplificano. 1 meno 0, 1, 1 più 0, 1, 1 fratto 1, 1. Quindi il limite per x tendente a 0 da destra è venuto 1. Teniamo conto che però la funzione in 0, l'abbiamo visto, non esiste. E pertanto possiamo già dire che il punto x con 0 uguale 0 è un punto di discontinuità di terza specie, ovvero eliminabile. E pertanto possiamo introdurre la nostra funzione prolungamento f di x segnato uguale log x meno 1 fatto log x più 1 se x è diverso da 0, 1 se x è uguale a 0. Pertanto, ecco qua la nostra funzione, stavolta continua, funzione prolungabile cosiddetta. Quindi x con 0 uguale a 0 da destra, x con 0 uguale a 0 è un punto di discontinuità di terza specie eliminabile. A questo punto dobbiamo fare i limiti a 1 su e da sinistra e 1 su e da destra. Attenzione, naturalmente prestando molta attenzione, in questo caso abbiamo da fare il limite per x che tende a 1 su e da sinistra di f di x. Allora che diventa logaritmo di 1 meno, allora facciamo tutti i passaggi così chi ascolta vede bene come dobbiamo fare le cose. Allora abbiamo un logaritmo di 1 su e da sinistra meno 1 fratto un logaritmo di 1 su e sempre da sinistra più 1. Allora, il logaritmo di 1 fratto e, per la proprietà dei logaritmi riguardante il rapporto dei rispettivi argomenti, si può scrivere come la differenza dei due logaritmi aventi base, in questo caso neperiana naturale, quindi si può scrivere come logaritmo di 1 meno il logaritmo di e meno 1 fratto, anche qui, logaritmo di 1, non scrivo il segno davanti al logaritmo di 1 perché intanto il logaritmo di 1 è 0, logaritmo di 1 meno logaritmo di e meno più 1. Ovvero, andiamo avanti, il logaritmo di e, visto che il logaritmo è in base e, di e è 1, quindi qua viene un meno 1 meno meno 1. Attenzione che qui invece viene un meno 1 meno più 1 sotto. E siamo nel solito discorso, perché il valore in cui calcoliamo il limite è negativo. Allora cosa facciamo? Sopra abbiamo sicuramente un meno 2, non ci sono dubbi. Al denominatore invece possiamo scrivere questo come 1, meno 1 meno lo metto fra parentesi, portiamo fuori un meno, l'1 è questo 1 qua, il secondo addendo, meno diventa 1 più, vedete? Eccolo qua. In questa maniera, vedete, ok, sopra ho meno 2, sotto però, facendo 1 meno 1 più, visto che 1 più è un valore sicuramente maggiore rispetto a 1, avanza un meno, quindi è 0 meno, e quindi questo risultato è sicuramente meno, fatto meno più, 2 su 0 più infinito. Bene, lo stesso discorso si può ripetere quando x tende a 1 su e da destra. Quando x tende a 1 su e da destra, cancello questo punto di passaggi, abbiamo questa volta che 1 su e è da destra, e qua abbiamo da destra, anziché da sinistra, no? Cambio semplicemente da meno più.
Ovvero sarebbe uno, sicuramente un meno 2 al numeratore cambia niente, comunque abbiamo uno, logaritmo di 1 che è 0, logaritmo di e che è 1, meno logaritmo di e che è meno 1 più meno 1 è sempre un meno 2. Sotto abbiamo questa volta un meno 1 più 1, che di nuovo può essere scritto come meno 2 sopra, fratto, ripeto, questo meno 1 più, portando fuori un meno, diventa 1 meno, eccolo qua, 1 meno. Questa volta naturalmente è meno 2 fratto, questa volta 1 0 più, perché 1 questa volta è maggiore rispetto a 1 meno, che è un valore, diciamo, leggermente più piccolo, è 1 0,99. E quindi abbiamo che in questo caso avanza un meno, quindi il risultato è meno infinito. Quindi più infinito nel caso di 1 sulla sinistra, meno infinito nel caso di 1 sulla destra, ma comunque sarebbe bastato che almeno uno di questi, bastava che almeno uno di questi fosse stato un infinito, insomma basta che uno dei due sia infinito per dire che il 0 uguale 1 su e è un punto infinito. Pertanto possiamo sicuramente dire con certezza che il valore x0 uguale 1 su e è un punto infinito per un punto di discontinuità di seconda specie. Quindi come al solito facciamo un riepilogo, x0 uguale 0 è una discontinuità eliminabile, avrei detto anche di terza specie. No? Abbiamo visto questo. Poi, x con 0 uguale 1 fratto e, che è l'altro punto singolare, è invece un punto di infinito, ovvero una discontinuità di seconda specie. Andiamo avanti e vediamo questo. Y uguale 1 fratto elevato al denominatore 1 fratto x meno 3. Come al solito calcoliamo il campo di esistenza, l'insieme di definizione E, che presenta due punti singolari, perché vedete che abbiamo un x diverso da 0, esponente, denominatore di quell'esponente del numero di Neperu, e poi in tutto quanto il denominatore è all'1 su x meno 3, che va posto diverso da 0, ovvero e elevato 1 su x va posto diverso da 3, ovvero e alla 1 su x, possiamo scriverlo come diverso, e elevato logaritmo naturale di 3. Siccome e alla logaritmo naturale di 3 è 3, risolvendo l'equazione degli esponenti, otteniamo che 1 su x è diverso da logaritmo naturale di 3, ribaltando x, quindi sarà diverso da 1 fratto logaritmo naturale di 3. Quindi abbiamo che a x diverso da 0 si aggiunge l'intersezione x diverso da 1 fratto logaritmo naturale di 3. Quindi x uguale 0 e x uguale 1 sul logaritmo naturale di 3 sono due punti singolari dei quali è opportuno studiarne la natura. Quindi se vogliamo scrivere il nostro campo di esistenza come forma di intervalli, possiamo scrivere che il nostro campo di esistenza va da meno infinito a 0, unione 0, 1 fratto logaritmo naturale di 3, unione 1 fratto logaritmo naturale di 3 più infinito. Questo è il campo di esistenza dove appunto si vede come la funzione non sia definita né in 0 né in 1 fratto log di 3. Andiamo a fare quindi cancello, ripeto, per motivi di spazio, limite, cominciamo con il limite per x tendente a 0 meno e col limite per x tendente a 0 più, a 0 da destra, della nostra y, vediamo quanto fa. Bene, a 0 destro viene un 1 fratto, e fratto 1 su 0 meno, meno 3, qui viene 1 fratto un e elevato 1 su 0 più, meno 3. Sono due cose molto diverse, perché 1 su 0 meno è meno infinito, 1 su 0 più è più infinito, quindi in un caso viene 1 fratto e elevato a meno infinito meno 3, e nell'altro caso viene 1 fratto elevato 1 più infinito meno 3. E pertanto la differenza sta nel fatto che e elevato a meno infinito fa 0, chiedo scusa, e elevato più infinito fa invece più infinito, quindi in un caso viene meno un terzo di risultato, perché naturalmente 0 meno 3 fa meno 3, 1 su meno 3 è meno un terzo, e la più infinito fa infinito, meno 3 fa infinito, 1 su infinito è 0. Vedete che questa volta abbiamo ottenuto un stato della funzione pari a un terzo, perché vedete come in questo caso il punto di scontro uguale a 0 è sicuramente un punto di discontinuità di salto di prima specie.
Andiamo a fare a questo punto i due limiti. Cominciamo con il limite a x per x tendente a 1 fratto logaritmo di 3 da sinistra di f di x, che viene 1 fratto, attenzione, è elevato 1 su log di 3 meno 3 uguale. Allora, attenzione che in questo caso ci viene un visto che è 1 fratto logaritmo visto che abbiamo a che fare con un 1 fratto logaritmo naturale di 3 in questo caso, dobbiamo prestare molta attenzione, perché qua abbiamo un 1 fratto, o 1 su, visto che è elevato logaritmo di 3, è sicuramente, visto che il logaritmo è naturale, un 3, in questo caso abbiamo che è elevato, visto che abbiamo un 1 sul logaritmo di 3 da sinistra, un e elevato un e elevato 1 su x, questa volta avrà un e elevato, possiamo scriverlo come 1 su, abbiamo scritto già, logaritmo di 3 da sinistra, che è un 3 da destra, sarebbe un 3, chiedo scusa, sarebbe un 3 meno 3. Eccolo qua. Tanto che comunque in questo caso avremmo un e elevato a 1 su logaritmo di 3, lo possiamo scrivere come un logaritmo di 3 tutto quanto alla meno 1. Quindi andiamo a vederlo bene. 1 su logaritmo di 3 lo possiamo scrivere come un logaritmo di 3 tutto quanto alla meno 1, dove la parentesi naturalmente è importante. Ora, visto che parliamo comunque di un 1 su logaritmo di 3 meno, vedete come in questo caso avremo questo, qui avremo un e elevato, qui abbiamo un e elevato. Vedete come questo e elevato logaritmo di 3 è un 3, con questo 3 naturalmente quindi vedete come in questo caso questo meno 1 lo lascio fuori e a logaritmo di 3 viene appunto 3, dove questo 3 meno è dovuto al fatto, è dovuto al logaritmo, a 1 sul logaritmo di 3 meno, quindi è un 3 meno meno 3, e quindi sostanzialmente è 1 fratto, in questo caso 3 è un pochino maggiore di 3 meno, quindi è 1 fratto 0, è 1 fratto, che io scusa, 0 meno, perché vedete che naturalmente in questo caso il 3 essendo maggiore di 3 meno c'è un meno che avanza, quindi un meno 0, 1, 0, meno, quindi il risultato è sicuramente meno infinito. Stesso discorso vale a logaritmo di 3 da destra, anche qui verrà un discorso analogo, ovvero verrà un stavolta è 1 su log di 3 più, e quindi verrà un e elevato, se volete, un logaritmo di 3 più, no? E quindi meno 3 naturalmente, e quindi un 3 più questa volta meno 3 sarebbe un, non ho sbagliato, è 1 e elevato a 1 sul log di 3 più, che sarebbe poi un e a log di 3 più, perché quello di 3 lo scrivo come la meno 1, e quindi avanza questo 3 più, 3 più meno 3 questa volta è 1 0 più, e quindi di conseguenza qui abbiamo 1 più infinito, eccolo qua, e quindi 1 sul log di 3 è sicuramente un punto di infinito, ovvero un punto di discontinuità di seconda specie. Ma al solito ricapitoliamo tutto. X con 0 uguale 0, punto di discontinuità di salto, detto anche di prima specie, X con 0 uguale 1 fratto logaritmo di 3, punto di infinito, detto anche di discontinuità di seconda specie. Andiamo avanti, ne vediamo un altro.
y uguale seno iperbolico, aperta tonda, di 1 fratto logaritmo naturale del modulo di x. Allora, campo di esistenza, logaritmo di modulo di x diverso da 0, modulo di x diverso da 0, visto che il modulo di x è sempre positivo, sicuramente il campo di esistenza è meno infinito 0, unione, 0, 1, unione, 1, più infinito. Attenzione che però, aggiungo io, ho detto male, notiamo come il logaritmo di, mentre nel frattempo cambio il pennarello, abbiamo che modulo di x è meno x quando x è negativo e più x quando x è positivo, quindi abbiamo che il logaritmo di meno x è diverso da 0, così come deve essere il logaritmo di x diverso da 0 in entrambi i casi, no? Attenzione che in questo caso abbiamo che un meno x è diverso da logaritmo di 1, quindi da 1, e qui abbiamo invece un x diverso da 1, e quindi abbiamo che il campo di esistenza scritto male è meno infinito meno 1, unione, meno 1, 0, unione, 0, 1, unione, 1 più infinito, ho dimenticato un meno 1, ci sono la bellezza di tre punti di discontinuità, di tre punti singolari, che sono x con 0 uguale meno 1, x con 0 uguale 0 ed x con 0 uguale 1. Pertanto andiamo a studiare la loro natura, cominciando a fare il limite per x tendente a meno 1 da sinistra, facendo attenzione al fatto che qualora ci sia in questo caso non ci sarà questo problema, ma il valore negativo dobbiamo naturalmente tenerlo d'occhio. Seno iperbolico di 1 fratto, in questo caso vedete viene un seno iperbolico di, visto che parliamo di logaritmo di meno 1, in questo caso avremo un seno iperbolico di logaritmo di meno x, evidentemente, visto che, ripeto, il modulo di x, l'abbiamo già visto nella discussione del modulo più volte nei precedenti video, il modulo di x è meno x quando x è negativo, visto che parliamo di x tendente a meno 1, x è sicuramente negativo, pertanto abbiamo un seno iperbolico di 1 fratto logaritmo di meno x, che sarebbe un seno iperbolico di 1 fratto logaritmo di, in questo caso chiaramente viene 1 più, perché vedete che viene un meno 1 meno col meno davanti, il meno davanti fa cambiare il segno e quindi fa diventare un meno 1 meno in 1 più. Il logaritmo di 1 più è 1 su 0 da destra, quindi verrà un seno iperbolico di 1 su 0 più, 1 su 0 più è un seno iperbolico di più infinito, quindi sicuramente più infinito. Già questo ci fa capire come il punto di ascissa x con 0 uguale meno 1 sia sicuramente un punto di discontinuità di seconda specie di infinito. Andiamo a fare anche comunque per onestà di calcolo il valore a il limite a meno 1 da destra di appunto questa funzione, che sarà in questo caso un seno iperbolico sempre di 1 fratto il logaritmo di 1, questa volta naturalmente viene un logaritmo di 1 da sinistra, vedete, perché c'è questo meno 1 meno, visto che c'è il meno davanti a x, il meno 1, chiedo scusa, meno 1 più, perché sarebbe, siccome abbiamo un logaritmo di meno x, il meno davanti all'x fa cambiare il segno a meno 1 più, che diventa appunto un 1 meno, in questo caso viene quindi un seno iperbolico di 1 su 0 da sinistra, quindi 1 su 0 meno, ovvero un seno iperbolico di meno infinito che è meno infinito. Quindi in un caso a meno 1 da sinistra viene più infinito il limite, a meno 1 da destra viene invece meno infinito, e pertanto possiamo affermare sicuramente con certezza che il punto di ascissa x con 0 uguale meno 1 è un punto di infinito, detto anche di discontinuità, di seconda specie. Andiamo a fare questa volta il limite per x tendente a 0 da sinistra e da destra. Andiamo in ordine, il limite per x tendente a 0 da sinistra della nostra funzione, e in questo caso parliamo di un 0 da sinistra, quindi di un limite per x tendente a 0 da sinistra del seno iperbolico di 1 fratto logaritmo di x, ripeto, modulo di x è x quando x è positivo, x da, di meno x, chiedo scusa, visto che stiamo facendo x da sinistra, abbiamo che x da sinistra è un x negativo, quindi meno x, invece in questo caso avremo un seno iperbolico di 1 fratto logaritmo di x, perché parliamo, questo naturalmente perché mi sono confuso,
perché parliamo di uno 0 da destra, quindi in questo caso è modulo di x e x, quando appunto x è positivo e x è 0 da destra, quindi è sicuramente positivo. Allora, in un caso, allora, nel caso di su viene un meno 0 meno non lo fa diventare uno 0 più, quindi viene a 0 meno mi viene un logaritmo di a 0 meno, visto che parliamo di un logaritmo di seno iperbolico di 1 su anche se naturalmente potremmo tranquillamente teniamo conto ottenere e mantenere il modulo, visto che abbiamo un meno 0 meno è sicuramente un valore pari, vedete, posso, ripeto, posso tranquillamente tenere il modulo, ma comunque meno 0 meno viene un seno iperbolico di 1 fratto 0 1 fratto il logaritmo di 0 da destra, perché abbiamo un meno 0 meno, ma attenzione, questo diventa un seno iperbolico di 1 fratto meno infinito, perché il logaritmo di 0 da destra è un meno infinito, quindi 1 su meno infinito è 0, seno iperbolico di 0, il valore del limite per x da 0 a sinistra della funzione è 0. Stesso discorso si ripeterà sicuramente per quest'altro, perché abbiamo che qui viene un 1 fratto un seno iperbolico di 1 fratto il logaritmo di 0 da destra, e quindi uno 0, perché abbiamo seno iperbolico di 1 su meno infinito, che è sempre 0. Quindi in questo caso a 0 possiamo dire che abbiamo un valore unico, quindi una singolarità eliminabile di nuovo. E infatti il punto di scontro a 0 è un punto di discontinuità di terza specie, perché vengono due limiti uguali, ma attenzione che la funzione, tengo a precisarlo, in 0 abbiamo visto che non esiste, e pertanto possiamo in questo caso andare a eliminare questa discontinuità rendendo la funzione prolungabile, scrivendola come f di x stellato, questa volta ho segnato, appunto uguale a il seno iperbolico di 1 fratto logaritmo del modulo di x, se x è appunto diverso da 0, 0 se invece x è uguale a 0. Stesso discorso, lo ripetiamo infine, andiamo a esaminare, visto che x con 0 uguale a meno 1 è un punto di discontinuità di seconda specie, un punto anche di infinito, mentre invece il punto x con 0 uguale a 0, abbiamo visto essere un punto di discontinuità di terza specie, rimane da fare il limite per x tendente a 1 da sinistra della nostra funzione. Attenzione, in questo caso parliamo di 1 da sinistra, quindi parliamo sempre di un logaritmo di x, quindi di un limite per x tendente a 1 da sinistra del seno iperbolico di 1 fratto log x, logaritmo naturale di x. Il logaritmo di 1 meno è 0 meno, quindi viene un seno iperbolico di 1 su 0 meno, e quindi il seno iperbolico di meno infinito. Il seno iperbolico di meno infinito è sempre meno infinito, quando il seno iperbolico è un esponenziale. E quindi abbiamo che una funzione esponenziale, limite per x tendente a 1 da destra di f di x, in questo caso evidentemente verrà il seno iperbolico di 1 fratto, visto che parliamo di 1 da destra, il logaritmo di 1 da destra è 0, che è 0 da destra, 1 su 0 più, e il seno iperbolico di più infinito che fa più infinito. Quindi vedete come questa volta 1 da sinistra il limite venga meno infinito, mentre a 1 da destra venga più infinito. Viceversa, ricordo prima, a meno 1 da sinistra ci veniva un limite pari a più infinito, a meno 1 da destra veniva meno infinito. Comunque in entrambi i casi, sia x con 0 uguale meno 1 che x con 0 uguale 1 sono due punti di infinito, ovvero due punti di discontinuità di seconda specie. Ricapitoliamo. X con 0 uguale meno 1 e x con 0 uguale 1 sono due punti di discontinuità, ripeto, di seconda specie, detti anche in gergo punti di infinito, mentre invece x con 0 uguale 0 è un punto di discontinuità eliminabile, detto anche di discontinuità di questa specie. Abbiamo eliminato, l'abbiamo fatto vedere prima, scrivendo la funzione prolungamento, la singolarità eliminabile. Andiamo avanti con un altro nuovo esercizio interessante. Vi proporrei questo. Abbiamo un'altra funzione, questa volta definita a tratti, del tipo f di x uguale,
La funzione vale x01 fratto il logaritmo neperiano naturale di x01 per x strettamente maggiore di 1, vale la radice quadrata di 1 meno x per x minore o uguale di 1. Bene, abbiamo come nel punto 1, facciamo notare come il limite per x tendente a 1 da sinistra di radice quadrata di 1 meno x tende effettivamente a 0 questa funzione, no? E a questo punto rimane da vedere, la funzione in 1 viene appunto a radice di 0 da 0, rimane da vedere appunto quanto vale la funzione, quanto vale il limite di x tendente a 1 da destra dell'altra funzione. Andiamo a fare il limite appunto per x tendente a 1 da destra, vedete come effettivamente la funzione sia definita in, nel campo che ci dà la, il testo, a 1 da destra, la f di x, ovvero la x1 fatto logaritmo di x1 viene 1, 1 destro meno 1 fratto logaritmo di 1 destro meno 1. Qua il problema non si pone perché facendo 1 più meno 1 è sicuramente, visto che 1 più è sicuramente maggiore di 1, viene un valore pari a 0 da destra sopra e 0 da destra all'interno dell'argomento del logaritmo. Quindi viene un rapporto fra 0 da destra e meno infinito, in quanto ricordo il logaritmo di 0 da destra, l'ho già visto mille volte, è meno infinito. 0 su meno infinito è 0. Pertanto è venuto che il limite a x tendente a 1 da sinistra è uguale al limite per x tendente a 1 da destra è pari a 0. E pertanto, visto che la funzione comunque in 1, vedete, non esiste, perché vedete che non è inclusa in tutti qua, è inclusa in 1 da sinistra, ma non in 1 da destra, abbiamo che sicuramente il punto, il discontinuo uguale 1, è un punto di discontinuità eliminabile, di discontinuità di terza specie. Attenzione che però non è finito l'esercizio, perché c'è da tenere presente anche il fatto che quando x è uguale a 2 viene uno 0 al denominatore. Infatti il dominio di questa funzione, lo scrivo, è meno infinito 1 unione 1 2 unione 2 più infinito, dove vedete che è evidente che c'è questo 2 che va a annullare 2 meno 1 1, lo vedo di 1 0, mi va a annullare il denominatore della funzione che si trova al che si trova al al denominatore. Non solo, per x uguale 2, vedete, il la funzione di sotto, naturalmente essendo definita quando da meno infinito a 1 non ci interessa, ma la funzione che è definita da 1 a più infinito presenta nell'intervallo 1 più infinito, abbiamo scritto un punto, un altro punto singolare, quindi un punto, il punto di discontinuità uguale a 1 è un punto di discontinuità eliminabile ed è un punto, di discontinuità di terza specie. Il discontinuità uguale a 2 dobbiamo vederlo facendo il limite per x tendente a, a 2 di x meno 1 fratto il logaritmo di x meno 1, no? Beh, perché questo punto 2 appunto mi annulla il mio denominatore della funzione, quella definita da 1 a più infinito. E in questo caso basterà andare a calcolare il limite, viene un 2 meno 1, 1, fratto appunto un logaritmo di 1, ovvero un 1 fratto 0, ovvero un infinito. Dovete, in questo caso non sono andato a calcolare i 2 meno 2 più, in quanto non ce n'è bisogno, posso subito dire che basta aver fatto un limite in generale, visto che mi viene infinito, posso dire che x con 0 uguale 2 è un punto di infinito, ovvero un punto di discontinuità sicuramente di seconda specie. Ripeto ancora, ricapitolando, il punto x con 0 uguale 1 invece è un punto di discontinuità eliminabile, detta anche appunto, per meglio dire, di terza specie. Andiamo avanti ancora con un altro esercizio. Y uguale 1 fratto radice di 3, radical 3, radice quadrata di 3, meno 3 elevato 1 fratto x. Allora, in questo caso calcoliamo subito il campo di distanza che ci impone di porre sicuramente x diverso da 0 e anche radice di 3, meno 3 alla 1 su x, sicuramente diverso da 0.
vuol dire che 3 alla 1 su x, col meno davanti, deve essere diverso da meno 3 elevato a un terzo. E quindi vuol dire che, cambiando i segni, deve risultare che 3 elevato a un mezzo, chiedo scusa. 3 elevato a un mezzo, non un terzo, mi sono confuso col 3 della base. Quindi di conseguenza 3 elevato a 1 su x deve essere diverso da 3 elevato a un mezzo, avendo applicato il secondo principio di equivalenza, quindi avendo cambiato i segni. E quindi 1 su x diverso da un mezzo e quindi sostanzialmente x diverso da 2. X diverso da 2 è un punto singolare, x con 0 uguale 2, così come anche x con 0 uguale 0, è sicuramente un punto singolare di questa funzione. Pertanto andiamo a studiare i limiti. Cominciamo con il limite per x tendente a 0 da sinistra della nostra funzione, e poi facciamo il limite per x tendente a 0 da destra, 0 più della nostra funzione. Naturalmente a volte io quando parlo scrivo, vedete, ho scritto 0 da sinistra, ho scritto 0 più. Quindi limite per x tendente a 0 da sinistra e limite per x tendente a 0 da destra. È molto semplice, viene sicuramente 1 fratto in entrambi i casi. Allora, attenzione che in un caso viene radice di 3 meno 3 elevato 1 su 0 meno, nell'altro viene al denominatore radice di 3 meno 3 elevato 1 su 0 più. Ricordo che 1 su 0 meno è meno infinito, 1 su 0 più è più infinito. E ricordo come, quindi viene in un caso la radice di 3 meno 3 elevato a meno infinito, nell'altro 1 fratto la radice di 3 meno 3 elevato a un più infinito. Ricordo che 3 alla meno infinito fa 0, quindi questo viene 1 sulla radice di 3, il valore del limite, mentre invece 3 alla più infinito fa infinito, la radice di 3 meno infinito fa meno infinito, 1 su meno infinito è 1 0. Nuovamente abbiamo una discontinuità di prima specie, un salto della funzione pari a 1 sulla radice di 3. Quindi possiamo dire che x con 0 uguale 0, visto che i miei limiti sono venuti finiti ma diversi fra di loro, è un punto di discontinuità di prima specie. Andiamo a fare a questo punto il limite per x tendente a 2 da sinistra e a 2 da destra. Della nostra funzione, naturalmente, in entrambi i casi. Cominciamo col limite per x tendente a 2 da sinistra. Vedete che in questo caso viene 1 fratto un 3 alla 1 mezzo, meno un 3 alla 1 mezzo, alla 1 alla 1 mezzo meno, attenzione, ovvero un 1 fratto, in questo caso, attenzione, 3 alla 1 mezzo meno 3 alla 1 mezzo meno. Stesso discorso, attenzione che abbiamo un valore negativo, pertanto sarebbe opportuno scrivere 3 alla 1 mezzo anziché più meno 3 alla 1 mezzo meno, scrivere 3 alla 1 mezzo meno, in questo caso meno 3 alla 1 mezzo più, e quindi vedete come, avendo portato fuori un meno 3 alla 1 mezzo meno, porto fuori un meno, viene 3 alla 1 mezzo, meno 3 alla 1 mezzo più, ovvero un 1 su 0 da sinistra in questo caso, perché 3 alla 1 mezzo più è un pochino più grande rispetto a 3 alla 1 mezzo, quindi visto che c'è il meno davanti, avanzo meno 1 su 0 meno, quindi il risultato è meno infinito. Qui invece verrebbe 1 su 3 alla 1 mezzo meno 3 alla 1 mezzo più, che possiamo scrivere opportunamente come 1 fratto 3 alla 1 mezzo, ripeto, portando fuori un meno 3 alla 1 mezzo, questa volta meno, vedete? Il meno davanti ho portato fuori un meno, quindi da 3 1 mezzo più è diventata 3 1 mezzo meno. E in questo caso viene 1 fratto 1 0 da destra, e quindi un più infinito. Ecco quello che appunto ci viene. Oh, è evidente che in questo caso, in un caso quindi, ci è venuto un meno infinito, dunque, allora in realtà, vi dicevo, sì, è proprio così. Abbiamo appunto che dunque, qui ho scritto una stupidaggine,
Rivediamole entrambi perché mi sono sbagliato. Pertanto, allora abbiamo il limite per x, allora, in 0 esattamente abbiamo visto c'è un punto di discontinuità di prima specie, non sono dubbi. Per quanto riguarda la tendenza a 2 da sinistra, viene appunto un 3 alla 1 mezzo meno 3 alla 1 su 2 meno. Bene, che opportunamente si può scrivere in questa maniera, come 3 alla 1 mezzo meno 3 alla 1 mezzo meno è sicuramente un 3 alla 1 mezzo è sicuramente in questo caso più grande rispetto a 3 alla 1 mezzo meno, quindi il risultato è sicuramente 1 su 1 0 da destra, non sono dubbi su questo perché 3 alla 1 mezzo, radice di 3, in questo caso è una radice di 3 meno, è più grande, quindi il più sta davanti a 3 alla 1 mezzo, quindi è 1 su 0 più. Questo discorso vale per questo di sotto, in quanto 3 alla 1 mezzo, 3 alla 1 mezzo più è un valore sicuramente più grande, e quindi in questo caso il meno sta davanti al valore più grande, quindi il meno rimarrà 1 su 0 meno. Vedete che in entrambi i casi viene un caso più infinito e nell'altro meno infinito. Ho sbagliato perché erroneamente in questo caso non abbiamo a che fare con un valore negativo ma con un valore positivo. Ripeto, il segno lo porto fuori solamente nel caso in cui ho un valore negativo. In questo caso non ce n'è bisogno, in quanto 3 alla 1 mezzo e 3 alla 1 mezzo meno sono due valori di cui 3 alla 1 mezzo è più grande, così come qua meno 3 alla 1 mezzo più avanza con meno 0 perché 3 alla 1 mezzo più è leggermente più grande rispetto a 3 alla 1 mezzo. Quindi ricapitolando di nuovo, bisogna stare attenti in questo caso perché appunto a volte mi posso sbagliare anche io, confondendo evidentemente, non sbagliandomi di concetto. X con 0 uguale 0 è una discontinuità, abbiamo detto, di prima specie. X con 0 uguale 1 mezzo, uguale 2, chiedo scusa. Abbiamo visto che x con 0 uguale 2 è l'altro punto singolare. In questo caso abbiamo visto che, visto che vengono entrambi infiniti, ma sarebbe bastato uno di valore di infinito, è un punto di discontinuità di seconda specie, e trovo anche un punto di infinito. Eccolo qua. Bene, a questo punto ne vedrei ancora un altro. L'esercizio, così ne potete vedere y uguale. Abbiamo un 1 meno 2 logaritmo di x fratto 2 logaritmo di x, questo quando x è strettamente maggiore di 0 ed x è diverso da 1, quindi ci dice anche il testo questo, mentre invece vale meno 1 per x uguale a 0. Benissimo, bene, in questo caso, come vedete, abbiamo che in questo caso la funzione che ci assegnano è una funzione sicuramente definita a tratti. Bene, notiamo come la f in 0 è pari a meno 1. Attenzione che però andiamo a fare il limite per x tendente a zero alla destra della nostra funzione, che è appunto 1 meno 2 logaritmo di x fratto 2 log x, dove in questo caso teniamo conto che ci viene un infinito su meno infinito, perché abbiamo che il logaritmo di 0 alla destra è meno infinito per meno 2 che fa infinito positivo sopra, 2 per meno infinito, in quanto anche sotto il logaritmo di 0 alla destra è meno infinito, viene appunto meno infinito. Bene, in questo caso però abbiamo che la discontinuità, vedete, verrà di tipo sostanzialmente eliminabile, quindi la funzione è come se fosse continua, infatti scritta così la funzione è già una funzione prolungabile, in quanto non presenta discontinuità in zero, perché vedete che se io vado a fare questo limite, ovvero vado a scrivere limite, l'ho fatto già prima, un limite del genere, raccolgo un a x tendente a 0 più, raccolgo un meno 2 log x a fattore comune, avrò un 1 meno 1 su 2 log x, e sotto ho già un 2 log x. Vedete come in questo caso 2 log x e meno 2 log x avanza, il limite viene meno 1, quindi viene
lo stesso valore in corrispondenza della funzione calcolata nel punto, quindi pertanto non c'è alcuna discontinuità in zero a destra, anche se lo zero è un punto che vedete non è escluso, ma possiamo assolutamente dire che la discontinuità potrebbe essere, diciamo, detta così, eliminabile, ma l'abbiamo eliminata in quanto vedete che la funzione in zero coincide con il limite per istante a zero e vale e valgono entrambi lo stesso valore, pari a meno 1. Pertanto l'unico punto di discontinuità di interesse è il punto x con 0 uguale 1, nel quale andiamo a fare i limiti, andiamo a fare il limite in questo caso per x tendente ad 1 di 1 meno 2 log x, vedo, non lo faccio in questo caso a 1 alla sinistra e 1 alla destra, in quanto diciamo che è abbastanza evidente come 2 log di 1 venga 0, meno 2 per 0 venga 0, e quindi viene 1 sicuramente al numeratore, fratto, vedete, 1,0, che poi sia 1,0 meno 1,0 più non cambia niente, vedete che comunque questo limite fa in entrambi i casi più o meno infinito, e quindi possiamo dire che x con 0 uguale 1 è un punto di infinito, punto di discontinuità di seconda specie. Bene, per concludere andrei a vedere a questo punto, direi di concludere qua per adesso, mentre invece vi rimando al prossimo video, probabilmente l'ultimo, dove faremo anche qualche esercizio sulla continuità, sempre sullo studio della natura dei punti di discontinuità, ma questa volta al variare del parametro. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!